Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione, benvenuti al TG Flash. Oggi 6 gennaio, giorno dell'Epifania, l'Italia è ancora zona rossa con divieto di spostamento se non per motivi di necessità, salute e lavoro, per ricongiungimenti familiari o per fare visita ad amici o parenti una sola volta al giorno ma con autocertificazione. E poco prima dell'una di notte il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge anti-Covid, ribattezzato il decreto Ponte, che avrà valore tra il 7 ed il 15 gennaio, in attesa cioè della formulazione del prossimo nuovo DPCM 15-31 gennaio, giorno di scadenza dello stato di emergenza sanitaria, molto probabilmente da prorogare anch'essa per altri mesi. Nel frattempo il decreto legge anti-Covid entra in vigore il giorno dopo l'Epifania e vede confermare tutte le anticipazioni finora riportate. In sintesi, tra il 7 ed il 15 gennaio permane il divieto di spostamento tra le regioni. Il 7 e l'8 gennaio s'allenta la morsa ed il colore dell'Italia sarà giallo rafforzato e su tutto il territorio negozi, bar e ristoranti saranno aperti, ma persiste l'impossibilità di uscire dalla propria regione. Il weekend del 9 e 10 gennaio sarà di colore arancione. Dall'11 al 15 gennaio ogni regione diverrà di un colore proprio a seconda del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Riaprono il 7 gennaio, dopo la pausa natalizia, gli istituti per 5 milioni di studenti dell'infanzia, delle elementari e delle medie, ma sulla scuola imperversa ancora la battaglia e a casa rimangono i ragazzi delle scuole superiori. Il governo, nel Consiglio dei Ministri terminato nella notte, ha spostato la data del loro rientro in presenza, prevista per il 7 gennaio, all'11 gennaio, perché nel fine settimana si aspettano i monitoraggi rispetto agli indici regionali. Se si hanno contagi altissimi, posso anche capire, ma allora se si chiude la scuola si deve chiudere anche tutto il resto, anzi la scuola dovrebbe essere l'ultima a chiudere. Se i contagi non sono alti, e ne abbiamo territori così, fortunatamente, la scuola deve restare aperta. Decisioni diverse non sarebbero comprese. La scuola ha un ruolo centrale e fondamentale. Ad affermarlo è stata la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, rivolgendosi ai governatori. Arriva puntuale il bollettino diramato per quanto concerne i dati da coronavirus dell'unità di crisi della Protezione Civile Nazionale ed in Italia sono 15.378 i contagi resi noti nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministro della Salute. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 649, mentre ieri erano 348. Il bilancio totale dei morti sale a 76.329 dall'inizio della pandemia. Adesso il consueto bollettino odierno dell'unità di crisi regionale sul coronavirus. I positivi del giorno in Campania sono 688, di cui asintomatici 648 e sintomatici 40. I tamponi del giorno processati sono 7.425. Per quanto riguarda i deceduti sono 33, 11 nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza, ma contabilizzati ieri, per un totale di deceduti pari a 2.975. I guariti sono 1.792, per un totale di guariti pari a 114.518. Per quanto concerne il report posti letto su base regionale, indica che i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, mentre i posti letto di terapia occupati sono 97. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 tra offerta pubblica e privata, mentre quelli occupati sono 1.372. Ed in merito alla situazione della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, si precisa che in Italia ieri c'è stata un'impennata. Sono 259.000 le dosi somministrate in totale, con tutte le regioni che hanno avviato la campagna ed i numeri italiani sono già oggi soddisfacenti perché pongono il nostro paese al secondo posto nel continente per quantità di dosi somministrate. Lo sottolineano fonti da Palazzo Chigi. Al momento l'Italia è seconda in Unione Europea, solo alle spalle della Germania, che però ha potuto contare su una dotazione iniziale superiore. Un risultato per il quale dobbiamo ringraziare l'eccezionale lavoro delle donne e degli uomini del nostro sistema sanitario nazionale. Continuiamo ad impegnarci in questo grande sforzo per realizzare un piano vaccinale senza precedenti, recita la nota ufficiale.
l'Italia è in grado, in maniera assolutamente competitiva, di giocare partite importanti sulla capacità di generare tecnologia biomedica sofisticata. A dirlo è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, alla presentazione all'Istituto Spallanzani dei risultati della fase 1 della sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid, Retera GradCov2. E sono 136 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono 1.396, per una percentuale di incidenza che scende al 9,7% rispetto al 15,5% del giorno precedente. Si segnalano purtroppo altri 10 decessi, ma dall'ultimo bollettino si certificano anche 275 persone guariti. I comuni col maggior numero di attualmente positivi sono Maddaloni con 252, Aversa con 247 casi attivi, Caserta con 230 e Marcianise con 227. Adesso cambiamo argomento perché è il momento dello sport. Oggi turno infrasettimanale, torna la Serie A in campo per la 16ª giornata di campionato. Gli azzurri saranno impegnati in campo allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18 contro la neopromossa Spezia di Vincenzo Italiano. Non dovrebbero esserci grosse novità nel Napoli rispetto alla squadra che ha annientato il Cagliari di Di Francesco con il punteggio di 1-4. Il coach calabrese dovrà fare a meno ancora una volta di alcuni tra i suoi uomini migliori, ancora out Victor Osimhen per Covid-19, Mertens e Koulibaly per infortunio. In difesa, davanti a Meret, nella solita alternanza con Ospina, dovrebbero essere confermati Manolas e Maximovic con Isai, che potrebbe far ruotare uno tra Di Lorenzo e Mario Rui. In attacco, intoccabile Zielinski sotto punta ed Insigne a sinistra, mentre a destra dovrebbe toccare a Politano a completare il terzetto del 4-2-3-1 dietro Petagna. Non è escluso però che Gennaro Gattuso possa presentarsi alla sfida con una novità già sperimentata nel finale di gara a Cagliari. Lozano, in una forma psicofisica straordinaria e quindi difficile da tenere fuori, potrebbe agire da centravanti atipico al posto di Petagna, l'ex SPAL. La riflessione di Gattuso e del suo staff proseguirà in queste ore. La possibilità esiste anche perché lo Spezia finora non ha mai rinunciato a giocare a viso aperto e potrebbero esserci anche centralmente gli spazi per la velocità del Ciuchi. E sempre oggi, ma alle ore 12.30 nell'anticipo spezzatino, sarà impegnata l'altra squadra campana della Serie A. Scenderà in campo, infatti, dopo la sconfitta di domenica contro il Milan, anche il Benevento alla Sardegna Arena contro il Cagliari ed in palio ci sono punti importanti per la classifica. Torna ad affollarsi l'infermeria in casa Benevento, oltre a Caldirola, infatti, nei sanniti mancherà anche Gaetano Letizia, uscito contro il Milan, che salterà con ogni probabilità anche il match contro l'Atalanta. Out anche Viola, assente da quasi un anno ma considerato incedibile dalla dirigenza, ci sono problemi anche per Mancini. Maggio invece sta meglio ma non ha i 90 minuti nelle gambe e partirà con ogni probabilità dalla panchina. Quanto alla formazione, Pippo Inzaghi ha provato Foulon ed Improta esterni, riportando Barba centrale. Possibile turno di stop per Tuia, tutto è invariato invece negli altri reparti con l'ex Ionita in vantaggio su Dabò. E con lo sport, con il Benevento, eravamo in chiusura, era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.